Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Ci sono diversi ingredienti qua sopra, uno in particolare forse non lo troviamo sempre sempre nella cucina, però è molto semplice da reperire, cioè la farina di mandorle. Io questa sera farò, ma intanto voi iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Un ciambellone con la farina di mandorle all'acqua. Quindi leggerissimo, che possono mangiare tranquillamente tutti. In questo farò un'aggiunta di farina 00, però volendo si può fare anche semplicemente con la farina di mandorle. Vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo 350 di farina, cioè 200 di farina di mandorle e 150 di farina 00. Poi abbiamo una bustina di lievito, una fialetta aroma mandorla amara, cioè ovviamente non metteremo tutto, ne metteremo la metà, un pizzichino di sale, poi abbiamo 165 ml di olio di semi, abbiamo 250 g di zucchero, però potete mettere quello di canna che ci sta benissimo, 4 uova a temperatura ambiente medie e 150 ml di acqua. Ok, ovviamente uno stampo da circa 21-22 cm di diametro da ciambellone e la ciotola della planetaria perché fate tutto più velocemente, ma se volete potete fare anche a mano, senza problemi. Come? Come dobbiamo fare? Allora, mettiamo le farine, lo zucchero, il lievito, il sale, l'acqua, l'olio, questo puoi farlo anche tu. Sì. Rompiamo le uova e le mettiamo dentro. Poi in planetaria. Poi mettiamo la mezza fialetta di aroma mandorla e poi in planetaria fino a che non diventa un bell'impasto liscio. L'impasto è pronto, lo mettiamo nello stampo e poi mettiamo sulla sommità dell'impasto un paio di cucchiaini di zucchero semolato o anche di canna, come vi dicevo prima. Quindi accendete il forno a 180 gradi, poi abbassate la temperatura non appena ha raggiunto la temperatura del forno e lo lasciate a 70, 170, no, 70, 170 gradi per circa 45 minuti. Poi assaggiate con lo stecchino, ma 45 minuti dovrebbero bastare. A dopo. Eccolo, è pronto. Guardate quanto è bello. Ovviamente adesso lo facciamo raffreddare, poi lo togliamo dallo stampo e ve lo faccio vedere aperto. Eccolo qua. E adesso lo andiamo a tagliare, così vediamo com'è. Madonna, è morbidissimo, guardate, cioè non devo fare neanche forza con il coltello. Wow, Che spettacolo. Ragazzi, morbido, sarà un vero piacere mangiarlo per voi. In ecco. ogni caso, non lo faccio adesso, lo faccio dopo, più tardi, perché adesso è ancora caldo. Che altro dirvi? Fate questa ricetta perché è veramente, veramente buona. E sarei capace anche io a farla, quindi è proprio facile, Sì, è facile. facilissimo. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao!